Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo della reverse diet, quindi questa strategia alimentare che fino a qualche anno fa era molto molto in voga, non si parlava d'altro, di reintroduzione graduale dei carboidrati, e cercheremo di capire come attuarla e come utilizzarla, perché è una delle strategie di conditioning di cui abbiamo parlato nei video precedenti, che però io reputo molto poco efficace, se non in casi particolari, e cercheremo di capire il perché. Prima di iniziare però, come al solito, vi ricordo, se è la prima volta che arrivate su questo canale, questo è un canale dedicato al bodybuilding di alto livello, io sono un preparatore atletico e seguo agonisti, professionisti o amatori, e riporto quella che è la mia esperienza, quindi non vi darò pillole magiche, stregonerie o strade facili, perché alla fine la nota comune del bodybuilding è che per ottenere i risultati bisogna farsi il mazzo tanto, per cui non troverete niente del genere in questo canale. Ci tengo a precisarlo sin da subito, e detto questo arriviamo al video reverse diet. Allora, reverse diet è, come detto, una strategia di conditioning che prevede sostanzialmente di arrivare prima a una BF molto molto bassa, quindi basso livello di percentuale di massa grassa, condizione da gara, e poi da là di andare a riempirci, quindi riempire le nostre riserve di glicogeno muscolare, aumentando in maniera molto molto lenta i carboidrati. Quindi sostanzialmente l'idea è: arrivo a una BF così bassa che ho una BF da gara e reintroduco i carboidrati in maniera così lenta che sostanzialmente mi riempio ma la BF rimane identica, ok? Quindi ho questo effetto finale in cui salgo sul palco che sono bello pieno, esplosivo, con la pelle attaccata. Ed è una strategia che effettivamente funziona, perché in una condizione in cui abbiamo gettato i giusti presupposti il corpo diventa una fornace, e sfruttiamo proprio il fatto che salendo così lenti di calorie e di carboidrati il corpo utilizzerà tutti i carboidrati per ripristinare le scorte di glicogeno, e nel breve periodo, perché è una strategia che non può logicamente andare avanti all'infinito, però nel breve periodo saliremo sul palco che saremo belli pieni con una BF molto molto bassa. Ora, cerchiamo di capire innanzitutto quali sono i presupposti per far sì che questo avvenga. Quindi vediamo come deve essere gestita tutta la fase prima di attuare la reverse diet. Sostanzialmente la reverse funziona nel caso in cui abbiamo attuato una strategia di cut con carboidrati relativamente alti, quindi se abbiamo abbassato in maniera drastica i carboidrati, quello che ci porta a fare questo è perdere affinità col glucosio, quindi il corpo non sarà nella situazione ideale per poter gestire al meglio i carboidrati, quindi quando andiamo a reintrodurli rischiamo di non captarli bene, stoccarli bene nelle riserve muscolari e di tendere a prendere un po' troppa acqua, ok? Quindi ci sporchiamo, non li gestiamo bene. Per cui un primo presupposto è di scendere con carboidrati relativamente alti, ossia sostanzialmente sicuramente sopra i 200 grammi. Per far questo la discesa deve essere proporzionata con una certa mole di attività fisica, quindi sostanzialmente le strategie high carbs di cut ad alti carboidrati sono strategie che prevedono di fare molto volume, volume di allenamento, quindi tante, tante serie di allenamento, molto cardio, molto NEAT, quindi logicamente se ho tanti carboidrati che mangio, tante calorie, in qualche modo il deficit lo devo creare e in qualche modo i carboidrati li devo andare a veicolare e gestire, quindi sono strategie che prevedono di sostanzialmente far girare tanto il motore a vuoto, tanti carboidrati, lavoro tanto, butto tanti carboidrati, faccio tanto cardio, butto tanti carboidrati, mi muovo tanto nel corso della giornata, faccio tanto NEAT, eccetera, eccetera. Sta di fatto che, nonostante sia una strategia che io non ami perché è tanto tanto stressante per le persone, non tutte le persone riescono a gestirle bene, e per questo sono strategie che sono attuabili soltanto in alcuni casi, in persone che riescono a gestire tanta mole di lavoro, riescono a lavorare molto e non stressarsi troppo, perché di nuovo l'abbiamo detto nel video precedente, quando ho troppo stress in cut si instaura un fenomeno di infiammazione subclinica che mi porta a una resistenza insulinica paradossa, ok? Quindi non gestirò bene i carboidrati anche se sono depletato, ho deficit. Però in ogni caso quello che succede è che comunque creo deficit e nel lungo periodo raggiungo una BF molto molto bassa. Ora a questo punto che cosa succede? Quello che voglio fare è andare a aggiungere pochi carboidrati per volta. Ora, raggiunta questa BF, logicamente stando alto in carboidrati, proteine medie, un altro effetto che avrò è che i grassi saranno bassi. Perché? Perché quando i grassi sono molto bassi nell'alimentazione, butto tanti carboidrati, sostanzialmente si instaurano dei fenomeni per cui un eccesso di carboidrati viene tendenzialmente convertito in calore, ossia la de novo lipogenesis, ossia la creazione di tessuto adiposo a partire da altri substrati, in questo caso i carboidrati, è un processo molto dispendioso per il corpo. Quindi quando sto a grassi molto molto bassi e butto tanti carboidrati, si dice che i carboidrati girano a vuoto, ossia è veramente poca la percentuale di questi carboidrati che rischia di essere stoccata nel tessuto adiposo. E questo è un sistema che viene sfruttato alla reverse diet, ossia sono basso di BF, comunque le riserve di glicogeno sono bene o male
esaurite, perché non del tutto, però bene o male sono esaurite, perché è vero che ho tanti carboidrati, però in questo periodo ho comunque creato deficit, quindi alla fine il bilancio energetico era negativo. Per cui che cosa faccio? Inizio a aumentare gradualmente questa soglia di carboidrati. Inizio ad aumentarli e gioco sostanzialmente rimanendo sempre sotto la mia normocalorica teorica. Ossia, che cosa succede? Che se la mia normocalorica di base, di partenza, era, sparo, 3000 calorie, io che cosa ho fatto? Durante tutto questo periodo sono sceso. Logicamente noi sappiamo che quando scendiamo di calorie, gradualmente scende anche il nostro dispendio, ossia il corpo attua tutta una serie di meccanismi ormonali, enzimatici, eccetera, affinché il nostro dispendio calorico si adatti a quello che è il nostro input. Se no, pensateci bene, io potrei creare un deficit di una mela al giorno e dimagrire all'infinito fino a morire. Non è così, perché se diminuisco di 100 calorie, alla lunga il nostro dispendio diminuisce di 100 calorie, perché il corpo si adatta, scendo di altre 100 calorie, il nostro dispendio scende di altre 100. Quindi sostanzialmente, se la mia normocalorica teorica, ossia la mia normocalorica in situazioni in cui sono normoalimentato, è a 3000 calorie, durante tutta questa fase di cut il mio dispendio si è abbassato, facciamo conto, a 2000 calorie. Qual è la genialità allora della reverse diet? Cosa fa leva? Sul fatto che io sì aumento gradualmente i carboidrati, però sostanzialmente sto sempre sotto la mia normocalorica teorica. Quindi sostanzialmente aumento magari di 100 e il mio metabolismo subito va sopra 100. Aumento di altri 100, il mio metabolismo subito racchiude questi 100. E in questo lasso di tempo in cui il mio metabolismo si adatta, in realtà questo piccolo surplus che io vado a creare, essendo a carico dei carboidrati, va a essere stoccato come riserva di glicogeno, ok? Quindi io avrò sì un piccolo surplus momentaneo, che però viene subito stoccato nel muscolo. Quindi continuo a effettuare questo gioco e, stando sempre sotto la mia normocalorica teorica, sono sicuro che non andrò a prendere grasso, perché di nuovo il mio metabolismo si adatterà subito a questo input e non avrò semplicemente tempo affinché i processi di de novo lipogenesis avvengano. Quindi due parti: scendo a basso tenendo i carboidrati relativamente alti, e poi una seconda parte in cui salgo gradualmente di carboidrati in maniera minima affinché questo piccolo surplus venga stoccato come riserva di glicogeno e poi il metabolismo si adatti. A questo punto di nuovo aumento, il piccolo surplus viene stoccato a livello di glicogeno muscolare, metabolismo si adatta e così via, rimanendo sempre sotto questo tetto di normocalorica teorica che mi impedirà di prendere grasso. E l'effetto finale sarà quello che salirò sul palco con la stessa BF di partenza, quindi della fine di questo periodo di discesa, però con le riserve di glicogeno molto molto più piene. Per parlare di alcuni numeri, il quantitativo di grassi dovrebbe essere o del tutto indiretti, quindi parliamo di un 20-30 grammi di grassi al giorno, che per un periodo molto breve di tempo non è una cosa salutare, però comunque tanti danni non crea. Da un punto di vista di proteine si parla di 1,5 grammi per chilo di peso corporeo, perché voglio cercare di puntare il più possibile sui carboidrati. Per quanto riguarda i carboidrati è molto soggettivo, dipende a che punto siete arrivati scendendo, però di media quando scendo non tocco mai, non vado a scendere mai sotto i 200 grammi di carboidrati al giorno come media. E quando vado ad aumentare, di media aumento di 25-50 grammi di carboidrati al giorno, questo per diverse settimane, ma anche qua dipende da come vi vedete. Magari iniziate con un piccolo aumento di 50 grammi di carboidrati al giorno, poi la seconda settimana altri 50 grammi di carboidrati al giorno, la terza settimana 25, eccetera eccetera, quindi tanti piccoli aumenti. Ora, per far questo è necessario mantenere sempre una buona mole di allenamento, quindi volume di allenamento, il cardio, il NEAT, eccetera, tutto quello che abbiamo visto prima, perché logicamente se io poi tolgo tutto quanto mi falsa quella che è la mia bilancia energetica, quindi in questo caso si inizierò a immagazzinare tessuto adiposo. E questa è la parte più critica, se vogliamo, della reverse diet, il motivo per cui su molte persone non funziona. Perché questo? Perché se me la gioco così rischio di attuare questa meccanica, questa situazione paradossa di resistenza insulinica che mi porta a essere così stressato che non riesco a captare bene i carboidrati, quindi questi girano a vuoto, mi riempio anche un filo d'acqua perché sono infiammato, quindi salgo sul palco, e ne ho visti tantissimi di ragazzi che hanno fatto questo errore, salgo sul palco che sono vuoto, un filo d'acquetta, soprattutto sul pene ombelicale per l'aumento della cortisolemia, e sostanzialmente sì, la BF è bassa, però che senso ha? E magari stanno mangiando 700 grammi di carboidrati e ci mettono veramente settimane e settimane dopo la gara a riprendersi, e stanno pure nella situazione in cui non riescono a vedere la BF che sale, e quindi cercano di ancorarsi sempre a quella condizione, subentrano dei disturbi del comportamento alimentare, perché poi si entra in fissa con una certa mole calorica, si entra in fissa con una certa condizione, eccetera. Insomma, si fanno molti più danni che altro. Per cui io personalmente non sono un fan della reverse. L'ho utilizzata, l'ho fatto utilizzare a molti atleti con successo che sono saliti sul palco con condizioni spettacolari, ma erano atleti che erano
portati a sostenere una mole di lavoro straordinaria. Molti di loro avevano un passato nello sport agonistico, quindi avevano un certo mindset, una certa abitudine a sostenere mole di lavoro. Molti erano, per esempio, avevano un passato come runners o comunque in attività aerobiche, quindi per loro fare 45 minuti di cardio, un'ora di cardio, 2 ore di cardio al giorno era veramente acqua, tranquillamente. Quindi, logicamente, questo è. Per cui non ne sono un grande fan, però sicuramente se ci sono i giusti presupposti è una strategia veramente veramente fantastica. Perché? Perché ci permette di ottenere quella condizione che vogliamo sul palco. Piccola conclusione riguarda il sistema gastrointestinale. State molto molto attenti a non sputtanarlo, scusate il francesismo. Perché questo? Perché salire e arrivare a gestire magari 500, 600, 700 grammi di carboidrati sotto gara, ed è una cosa che ho dovuto tenere su alcuni atleti, quindi non sono numeri sparati così, vuol dire appesantire tanto il sistema gastrointestinale. Che cosa dovete fare? Scegliere le giuste fonti e soprattutto la giusta provenienza delle fonti alimentari. Scegliete fonti che per la persona, per il setting enzimatico della persona, quindi non voglio farvi, ho già fatto dei video sulle fonti di carboidrati, però non voglio farvi adesso darvi delle fonti precise, per il setting enzimatico della persona non creino stress. Nella maggior parte dei casi, patate, riso. Se vogliamo anche mais, cereali di mais. Queste in generale sono delle fonti ben gestite da tutti, però anche le patate sono molto voluminose, quindi io vedo nella maggior parte dei casi sfruttare i cereali di mais, fiocchi di mais, cereali di riso, riso, crema di riso, sono sicuramente scelte molto molto azzeccate, ok? Perché non voglio creare troppo stress gastrointestinale, questo è molto molto importante. Ragazzi, qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, spero che il video sia piaciuto, sarò ben lieto di rispondere a qualsiasi dubbio e detto questo ci vediamo al prossimo video.